Mentre nel cinema fattore preponderante se non indispensabile è l'avvenenza fisica, nel canto l'unica cosa che abbia veramente importanza è la gola. Le famose ugole d'oro possono anche permettersi il lusso di non essere delle veneri, saranno ammirate ed applaudite egualmente. Ma per diventare una brava cantante, per far esaurire i teatri, per ricevere onori e trionfi, quanto e quanto studio, quanta abnegazione e quanto sacrificio. E più lo studio sarà massacrante, intenso, assoluto, più si accresceranno le probabilità di successo. Tutto dipende dalle lezioni di canto. Questo parodistico pezzo musicale è stato appositamente composto per caratterizzare la noia, il tedio parossistico cui si può giungere dopo ore e ore di monotoni vocalizzi. E, che se ne dica, la dimostrazione ci sembra riuscita. Dopo aver ascoltato un esempio illustrativo di virtuosismo canoro e di umorismo musicale del nostro tempo, osservate questa moderna tersicore, la prima a praticare in Italia un genere di esercizi in cui il corpo è avvantaggiato dalla possibilità di sfruttare tutte le sue risorse dinamiche. La sbarra resta tuttavia l'indispensabile amica che accompagna la danzatrice fin dai primi passi della sua vita d'artista. Mentre l'evoluzione del balletto ha percorso un cammino straordinario, gli esercizi alla sbarra sono pressoché rimasti quelli di 100 anni fa. Thank you.
Ecco, è giunto il momento più importante dello studio. La danzatrice prova per la prima volta interamente una danza, la sua danza.